Don Borno, ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bar Sport, ma prima... Sigla! E siamo qui con Alfrez. Vuoi lasciare il cazzo di telefono? No, Alfrez ha rotto veramente il cazzo stavolta. Esatto. Siamo qui con Alfrez e con Gualt e vogliamo parlare di un argomento. Li fa video sul Napoli. Se volete andare sul suo canale, cliccate sulla sua faccia culo. Esatto. A video sul Napoli. Appena andiamo. Beh, Alfrez non deve fare il coatto con il suo telefono, infatti, perché sì. Alfrez ieri ha aperto 4-1. Alfrez fa un po' il coatto e è arrivato a quanti Vabbè, non... 700. Allora, Higuain c'ha il ciclo e la storia è impazzata nel web. E di questo, su questo non ci piove. Allora, voglio dire la mia. Secondo me, solamente il fallo del secondo giallo non c'era. Senza le monete mi dicono: si è buttato Felipe. Il rosso non c'era. Si è buttata mia madre. E tutto quanto. Felipe è stato intelligente, è stato bravo, assoluto, diciamo. E si è fatto prendere il rosso al giocatore più forte del Napoli. Però, ragazzi, godo. Però, godo. Un giocatore come Higuain. Un giocatore come Higuain non può fare questa cosa. Non può mentalmente fare questa cosa. Cioè, allora, non è l'attaccante più forte del mondo. Non lo è. Perché l'attaccante più forte del mondo deve essere forte sia a giocare a pallone che col cervello. E non è la prima volta che lo fa. Parliamo di Napoli-Parma, che gli ha detto Ammirante: ma che cazzo pari? Ma stiamo scherziamo. Ma che cazzo pareggi, no? Ma che cazzo pari? Per Ibrahimovic, che c'ha un carattere di merda, secondo me è uno tra gli attaccanti più forti al mondo. Ibrahimovic si sente Gesù. Però, ed è Gesù. Se tu riesci a dimostrare di esserlo Gesù, ed è Gesù, lo puoi fare. Lui c'ha un carattere di merda nel fare così, nel dire tipo: se uno ti dice tipo spostati, lui ti dice: io sono Ibrahimovic, non sei in cazzo. Poi lo dimostra. Se Higuain, quando cascava, diceva, usciva dai microfoni e diceva: io sono l'attaccante più forte del mondo. In queste, quando rientro dopo il Verona, faccio 10 con 5 partite. Lo dimostravo, io lo avrei applaudito. Il problema è che tu non ti puoi. Ma hai visto che ha fatto la sceneggiata? Cioè, che è partita da capoccio, tutti a fare cercare per male. Secondo me voleva solo palpare le tette dell'arbitro. Dai. Ho capito che ha sbagliato a reagire così. Però pure quelle persone che dicono: no, il fallo era netto. Ok, in un momento così, che il Napoli, con quella partita, secondo me, non è che abbiamo perso lo scudetto, ma 95% no, l'abbiamo perso. Ma lo scudetto non l'abbiamo perso. No, raga, non è mai detto, perché pure la Roma stava a 7 punti. Il Napoli mo è andato a Udine, ha fatto sta cagata, perché abbiamo fatto una cagata e non è 40-33 che... la differenza. Pensate, 7 gol. Porca non è per denigrare il Napoli. Il Napoli deve pure vince tutte. Ma hai visto la Juventus? Quanti punti ha perso la Juventus da quando ha cominciato la rimonta? Forse 2 col Bologna. Però da quando ha iniziato la rimonta, cioè, può essere che magari c'ha un calo. No, all'inizio faceva schifo. Ma raga, io non ci onestamente non ci credo più nello scudetto. Il Napoli adesso dovrà stare senza Higuain. Perché lui è un malato mentale. Perché sinceramente va bene. Fallo non c'era. Va bene, un momento lì. Piatevi Young and Beaver. Ma te basa. Ma te che te arzi in piedi. Vai dall'arbitro. Gli dici bastardo 3 volte in faccia. Testa a testa. Cerchi de menaglie. Gli palpi le tette. Gli dai una spinta. Ma che cazzo. Ma poi si è incazzato. No, gli ha fatto così. Lì c'è il fermo immagine. Mica gli ha fatto veramente così. C'è il fermo immagine che sta così perché lo spinge. Sì, vabbè, ho capito, raga. Però allora lo sappiamo che Higuain a questo carattere. Ho capito, però che cazzo, non puoi però che cazzo, per... attaccante. Ok, ma io l'ha sbagliato e non credo che nessun tifoso del mondo, neanche i napoletani più sfegatati, diranno che non ha sbagliato Higuain a fare quella catata. Però l'arbitro quel fallo non può dare il giallo, perché se io sto uno contro uno, ha dato il giallo per quello, ha dato il giallo per come ha protestato, ha protestato. No, ha protestato per il fallo, ha protestato per il fallo. Allora, e gli ha detto tipo bastardo una volta. Allora lui l'ha ammonita a quel punto, sperato. Voglio parlare di una cosa molto importante, che sono due divisioni. Cioè, due divisioni che a me mi stanno altamente sul cazzo, ok? Ma vuoi dichiarare che ieri notte sei stata a puttana? Voglio parlare di due schieramenti che mi stanno altamente sul cazzo. Uno schieramento è quello che dice. È quello che dice dei napoletani che dicono: ma perché bisogna espellere Higuain? E allora Bonucci. Allora, io lo dico da tifoso romanista che odia a morte. Mi sta proprio sul cazzo a me Bonucci. Non posso vedere il giocatore che mi sta più sul cazzo della Serie A. Il problema è che la massa si muove. Lo dico pure a te, poi non so tu, insomma, cosa non è che se Bonucci c'ha la faccia da cazzo, allora. Esatto, non è che se Bonucci c'ha la faccia da cazzo bisogna dire che bisogna buttarlo fuori perché c'ha la maglia strisce. La partita contro il Torino? Sì, non è perché c'ha la partita contro il Torino. Esatto. No, ma poi ci sono state tutte cose strane la partita contro il Torino, cioè, in senso, non tutti i casini arbitrali. Ma quella era l'unica cosa giusta. Porca Eva, mo' vi metto il video. Che vuol dire cosa giusta? Mo' vi metto il video sulla faccia di No, che vuol dire? E mo' te lo spiego. Metto il video sulla faccia di Alfrez. Molti dicono: perché non ne hanno espulso Bonucci? Perché non è vero che Bonucci è andato testa a testa come si vede nello screenshot. Bonucci parlava con l'arbitro, è andato a parlare con l'arbitro mentre l'arbitro camminava. Bonucci si è
spiegato per parlargli. E per parlargli si sono fatti così. Così per parlargli. Che ma per sbaglio, ma per sbaglio. Mentre parlavano con gli ha fatto. E tutti hanno fatto il fermo immagine. Con la faccia di Bonucci e sta così che cerca di parlare. Quello non è vero, quella è una cazzata. Adesso sto andando contro la Juventus. Dico odio. E ripeto, odio ma i tifosi. Odio, non la Juventus. I tifosi che mi scrivono sotto i miei video, sotto i miei post. Se succedeva alla Juve. Ma che cazzo dici? Se fosse successo. No, molti mi chiedono se succedeva perché sono ignorante. Come se succedeva così. Capre, se succedeva alla Juve. Allora, se fosse successo alla Juventus, cosa? Oggi io ho messo un post che ho scritto tipo Higuain e Cialcino. Se fosse successo alla Juve, cosa? Vanno espulso, ne parla tutto il mondo, fanno i peggio meme. Forse gli danno 10 giornate. Se fosse successo alla Juve, che succedeva? Gli andavano 40, andava dal presidente. Perché? A Zaza gli davano. Perché? Ma perché? E molti dicono. Se fosse successo a Tuminiello. Tuminiello. Ma che cazzo? Molti dicono. Però. Però perché molti sul web sono ignoranti e rompono il cazzo. E allora, quando sotto le pagine di serie a team sotto i youtuber antisportivi, perché ne è pieno, ce ne sono sotto questi youtuber, scrivetelo. Ma no, che venite sotto il mio ma che senso c'ha? Se a me io metto un post di qua, io non mi scrive se fosse successo a me, stai sul cazzo, comincia a starmi sul cazzo. E da domani mi stai sul cazzo tu zia e un altro juventino a caso perché mi hai scritto sta cosa e mi dai odio a me che non ne ho. Il carton jaune, carton rouge cette fois-ci pour Gonzalo Higuain. Oh attention parce que là il y a un geste sur Monsieur Irati. Et Gonzalo Higuain qui est en train de péter un plomb dans cette rencontre. Et on l'a dit, c'est la frustration qu'il a s'est accumulée lors. Io non ho offeso nessuno, ho solo detto che secondo me stavano arbitrando in maniera veramente scadente, ma da un po' noi la gestione della partita e la gestione dei cartellini. La squadra ha fatto un periodo stressante, sempre in posticipo rispetto alla capolista. Che pensa dell'espulsione di Higuain? Non più di 2 settimane fa ho visto molto di peggio sui campi.